Noi dell'Agicom ci interessiamo ormai da qualche anno di questi temi, in particolare con un osservatorio sul giornalismo. Quindi sono molto contento che sia stata fatta questa giornata delle statistiche che oggi ha divulgato l'UNESCO, e noi stiamo facendo in Italia ovviamente qualcosa che ha lo stesso scopo, quello di monitoraggio della professione giornalistica a 360 gradi, coprendo anche aspetti che riguardano le minacce, le querele temerarie e così via. L'idea è appunto di tenere in un paese come l'Italia, monitorare dei fenomeni che poi hanno un impatto sull'informazione, sulla produzione di informazione, e quindi hanno delle ricadute che per l'autorità delle garanzie di comunicazione sono molto importanti.